Allora, oggi prenderemo in considerazione l'opposto di ciò che abbiamo considerato ieri. Ieri abbiamo visto cosa nella Bibbia significhi la morte. Abbiamo visto che la morte all'interno della Sacra Scrittura è considerata soltanto come un passaggio, come ciò che ci conduce oltre la vita. Questo condurci oltre la vita, che è in qualche modo apparente, secondo la dottrina cristiana, apparente non in quanto non è reale, ma in quanto la morte viene superata dalla resurrezione. Attenzione, la resurrezione dai morti, nella lettera ai Romani, viene chiamata prolessi. Prolessis. Una riammissione, una zoe ek nekron, una vita proveniente dalla morte. Come fa dalla morte a provenire la vita? Questa domanda che ci interessa a noi oggi è la domanda di tutta la filosofia occidentale. Secondo ad esempio Severino, Emanuele Severino, non esiste la morte. Noi siamo degli eterni e in quanto eterni non la possiamo sperimentare come morte, cioè come necron, come ciò che ci riconduce alla materialità. Alla dimensione, per così dire, naturale, naturalistica, fa di noi un corpo la morte, eliminando la parte animata. Ora, per il cristianesimo invece non esiste la morte, però in quanto la vita è sempre di là da venire, è sempre presente in quanto vita e assente in quanto materialità, in quanto necron, in quanto morti, mors mortis. Ora, per i giudei, cioè per tutta quella frangia, tutta quella quel movimento farisaico che attraversa, ecco, il cristianesimo, per tutto questo movimento la morte è in qualche modo un tentativo, ecco, della materia di riappropriarsi della vita, che però sarà sempre un fallimento. Ecco, la vita non può essere distrutta da nessuna materialità, da nessuna pesantezza, da nessuna essenza che in qualche modo individua all'interno del pensiero giudaico l'opposto della vita. Ora, l'opposto della vita, se la vita è Dio, attenzione a questo, se la vita è Dio, cioè Dio è vivente, Hayah, Hayah, colui che esiste sempre, colui che non può non esistere. L'essere spirituale, l'essere vivente che non può morire. Se questo è Dio, allora dobbiamo immaginare che il suo opposto, il demonio, sia materia pura, sia pura mortalità, sia puro nulla, il demonio. Per utilizzare un termine filosofico, perché attenzione, quello che noi consideriamo come un tragitto che compiamo mentalmente, quindi razionalmente, cioè da un punto di vista proprio razionale, filosofico, per gli ebrei invece aveva una consistenza ben più reale, concreta. Lo Sheol sarebbe il mondo dei morti per gli ebrei, è qualcosa di
più concreto di quello che può essere per noi l'inferno o il purgatorio. E quindi che dopo la morte c'è questo luogo, noi ci immaginiamo, che accolga le anime e che con il sistema del contrappasso, attenzione, è qualcosa di postumo, l'idea del paradiso e della ricompensa positiva o dell'inferno e della ricompensa negativa. Questo non appartiene all'universo ebraico, al modo di pensare tipico dei giudei che hanno dato, hanno innervato, ecco, il nostro universo di pensiero. Noi in quanto cristiani, noi in quanto occidentali, noi in quanto esseri umani degli anni post 2000, cioè millenaristi, noi siamo coscienti del fatto che vi sia una ricompensa, comunque un premio piuttosto che un castigo dopo la morte. Noi tutti, anche inconsciamente, nel momento in cui pecchiamo, quindi facciamo del male, ci rendiamo conto di star facendo del male. Questa è la caratteristica dell'Occidente, che il nostro modo di pensare è già caratterizzato da questa visione remunerativa, ecco, del post-mortem, di cosa c'è dopo la morte. Se invece noi andiamo a vedere l'universo, per esempio, indiano, l'universo indiano invece considera la vita come un'espiazione di una colpa precedente la vita stessa, e quindi collega, ecco, l'universo indiano collega quelli che sono modi di pensare tradizionali dell'Oriente che arriva fino in Babilonia. In Babilonia noi abbiamo per esempio la presenza di un contrasto tra due principi, essenzialmente principio buono e principio malvagio, e questa potenza metafisica, così la chiamerei, sia nell'universo ebraico che nell'universo babilonese, questa potenza metafisica in qualche modo innerva, cioè dà senso al nostro vivere il mondo. Se per il cristiano non bisogna peccare, per il babilonese si è già peccato prima della nascita. Ora, attenzione, la libertà che proviene dall'universo cristiano non dobbiamo mai sottovalutarla, perché nell'universo ebraico questa libertà è in qualche modo dipende da Dio. Cioè, se uno segue Dio, segue i suoi precetti, se uno segue una buona condotta durante la vita, allora, nonostante sia condannato allo sciollo, comunque la sua anima sopravvive nel popolo ebraico. Ecco perché gli ebrei fanno così attenzione alla propria discendenza, al proprio passato, la genealogia di Davide. Quante volte l'abbiamo sentito dire, la genealogia di Gesù Cristo. Questa attenzione alla genealogia è un'attenzione e poi si riversa nei confronti della vita e della responsabilità individuale nel popolo, per gli ebrei. Per i cristiani invece nel singolo. È il singolo che, se crede in Cristo, è in qualche modo salvato dallo Sheol, è in qualche modo salvato dall'avere una vita di condanna piuttosto che una vita di ricompensa. Ho scelto io due passi per renderci conto del valore della resurrezione presso i cristiani. Uno è il Vangelo di Luca. Ricordiamo chi è Luca, l'evangelista che raccoglie, fa tutta questa ricerca, una ricerca molto attenta, una ricerca molto puntigliosa, una ricerca che in qualche modo è propria dello scienziato. Luca, potremmo dire, che è il primo scienziato dell'Occidente. Il primo scienziato che fa delle ricerche accurate prima di poter parlare della vita di Cristo. E poi un passo della lettera ai Romani. Lettera ai Romani, siamo con San Paolo e questa comunità di cristiani di Roma
è la comunità in cui lui si va a trovare nei suoi viaggi. San Paolo è un viaggiatore. San Paolo lo potremmo chiamare con un termine, lo potremmo nominare come Kibernetes, termine che vuol dire che poi verrà studiato questo termine, no? Da Heidegger per metterlo in relazione al modo di pensare dell'Occidente. Kibernetes, cibernetica, timoniere. Ecco, Kibernetes vuol dire timoniere, cioè colui che osserva il mare e sceglie la direzione più opportuna da prendere per raggiungere incolumi su questa nave la terraferma. Perché chiamare Paolo Kibernetes? Perché nei suoi viaggi Paolo è stato disorientato, ha perso la rotta, ma l'ha sempre ritrovata grazie a Cristo. Paolo è colui che si affida a Cristo pur non avendolo conosciuto. Attenzione, forse Paolo è il primo cristiano nel vero senso della parola, che la nostra fede in Cristo non è una fede tangibile, ecco, noi possiamo, ecco, aver vissuto l'esperienza di Cristo attraverso altri che sono immagine di Cristo. Ecco perché la nostra fede è simile a quella di Paolo. La nostra è una fede perché noi sappiamo che Cristo è necessario. La nostra è una fede perché noi, pur sapendo che Cristo è necessario, non abbiamo toccato, ecco, con mano le sue piaghe. Le abbiamo vissute interiormente, le abbiamo riviste in un fratello. E quindi ecco il valore di Cristo come idea. Non idea disincarnata, attenzione, l'idea di Cristo è un'idea concreta di Cristo. Noi facciamo sempre esperienza di un Cristo, che può essere un amico, può essere un fratello, che può essere un padre, la madre, ma sempre comunque ci rendiamo conto del valore di Cristo dopo aver vissuto la sofferenza concreta di una persona che concretamente è al nostro fianco. Ed ecco che Paolo diventa l'emblema del fedele, di colui che ha pistis, non emunah, pistis. Emunah è la presenza di Dio, la fede come camminare con Dio. La pistis invece è il sapere che Cristo salva, e solo Cristo salva. Ora, come fa a salvare soltanto Cristo se noi non abbiamo avuto la possibilità, su questo non ci sono dubbi, di conoscere concretamente Cristo? Perché noi, attraverso i Vangeli, perché noi, attraverso l'esperienza concreta di persone che ci amano e persone che amiamo, in qualche modo facciamo rinascere Cristo in ogni istante della nostra vita. Su questo punto, attenzione qui, su questo punto, il fatto che dobbiamo far rinascere Cristo in noi e vederlo fuori di noi, si hanno tutti, si ha lo sviluppo nel Novecento non solo del Concilio Vaticano II, dopo il quale c'è stato un recupero di una fede che credo anche se non ho visto, anzi credo per poter vedere. Sant'Agostino già aveva intuito questo valore della fede. Il fatto che non è necessario avere una tangibilità dell'evento Cristo per poter credere. Lui dice: credo per poter capire e capisco per poter credere. Unisce la dimensione sapienziale della vita alla dimensione irrazionale. Possiamo chiamarla la fede nell'ignoto, la fede in ciò che non tocco, in ciò che non vedo, la fede verso una realtà che è certa perché è creduta, ed è creduta perché è certa. Ma comunque, torniamo a San Paolo. Allora, di Luca ho scelto il capitolo 20, capitolo 20,
di San Luca, ai versetti 27 e 28. Cosa ci dice San Luca? Gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, versetto 28, se qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. Qui siamo su un problema dei sadducei che non credono nella resurrezione dei morti. Sono questo gruppo di credenti, di praticanti, di fedeli, di osservanti, che risalgono a Sadoc, il capostipite. Ricordate quello che abbiamo detto sulla genealogia? Ecco, Sadoc è uno dei patriarchi, dei padri, che ha dato vita a questa famiglia di sadducei che non credono nella risurrezione dei morti. Infatti vogliono una prova tangibile. Se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, quindi una questione concreta, io sono sposato, muoio, mia moglie a chi va per dare una discendenza? E quindi qui c'è il problema teologico della discendenza, no? Il problema teologico di come comportarsi, quindi il precetto scritturistico che dà una risposta a questa domanda. Se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. E questa è la risposta canonica. Questa è la risposta, come dire, scritturale, precettistica. Questo è il modo in cui bisogna comportarsi per assolvere ai precetti contenuti all'interno della scrittura. Cosa gli risponderà poi Gesù? Che qui non ho riportato la sua risposta, ho riportato la domanda proprio per mostrare come il modo di fare dei sadducei, dei farisei, dei credenti ebrei in Dio, la domanda sia sulla opportunità o meno di dare in moglie la propria moglie al fratello e al discendente, quindi sempre all'interno della famiglia, sempre all'interno della stessa casa, sempre con lo stesso sangue e quindi la discendenza intesa come anche discendenza razziale. La risposta sarà che Cristo dirà ai sadducei, chiederà anzi, non sapete che alla risurrezione dei morti non saremo con un corpo, ma saremo pure anime? Questa risposta è scandalosa per gli ebrei. Perché? Perché manca quella concretezza di cui invece i sadducei avevano bisogno per darsi una risposta sulla discendenza futura della propria razza, della propria famiglia, della propria gens, per dirla in maniera occidentale, romana, la propria gens. Ricordate che a Roma c'erano i genti, che poi i romani saranno chiamati gentili proprio perché fondano la loro autorità su questa famiglia che in quanto gens ha una sua consistenza. Allora, qui Cristo poi risponde che alla risurrezione dei morti non ci sarà non solo il corpo, ma neanche questa discendenza, questa gentilità. Poi l'altro passo che ho evidenziato è della lettera ai Romani di Paolo. Il passo è al capitolo undicesimo, al versetto 15. Se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una resurrezione dei morti?
E qui abbiamo di nuovo il tema della resurrezione, però vedete come viene affrontato in maniera diversa. Gli ebrei chiedono, i sadducei chiedono una contezza, cioè una carnalità della resurrezione, perché pensano che tutte le generazioni successive sono collegate a quelle precedenti dal proprio questo razzismo. Questa razza del sangue che in qualche modo è innervato all'interno della famiglia in quanto consistenza. Mentre in San Paolo abbiamo già la speranza. Se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una resurrezione dai morti? Leben von der Toten. Mezzo è ex necron, vita ex mortu. Qui si ha la fede che quando entra ad informare la vita, quando entra ad informare la vita, la risana, anche nel rifiuto, perché il rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, mentre la riammissione, sarà una resurrezione dai morti. In questa riammissione è già presente il pensiero paolino per mezzo del quale ogni nuovo eletto in Cristo segna la rivitalizzazione di tutta la comunità, segna la resurrezione dai morti, la vita dalla morte. Attenzione, vita dalla morte è di più che resurrezione dei morti. Zoe ec necron. Vita ex mortu, Leben von der Toden, dalla morte la vita. Chi era morto torna a vivere, chi muore in Cristo, secondo Paolo, ha la vera vita, ha la vita eterna, ha una vita che non può essere consumata, cioè, non può essere esaurita, non può essere delimitata, definita, non può essere uccisa come vita. Perché dalla morte sorge la vita, dalla morte la resurrezione, se si è in Cristo.